Pecetto sorge su un territorio già interessato da insediamenti antichi. Il nome Pecetto deriva probabilmente da Picea, nome latino dell'abete, un tempo presente sulle colline circostanti. Una località di tale nome già è testimoniata in un documento del 1040, ma la fondazione ufficiale del borgo risale agli anni 1224 e 1227, così come documentato nel Libro Rosso di Chieri, quando gli abitanti di un insediamento denominato Covacium vollero edificare un borgo dipendente dalla vicina Chieri, ma autonomo nella gestione e nei confronti dei conti di Biandrate. Sul colle alto 410 metri fu così costruito un ricetto capace di ospitare, in caso di pericolo, anche gli abitanti dei villaggi e delle case sparse circostanti. Il fulcro difensivo era rappresentato dalla possente torre, alta 22 metri, tuttora esistente accanto alla parrocchiale. Pecetto rimase chierese e poi sabauda. Infeudata nel 1619 a Cristoforo di Caporetto, passò poi ai Cisa di Grésy ed infine, dopo altri passaggi, ai Marene, ultimi signori di Pecetto. Di particolare importanza artistica è la chiesa di San Sebastiano, posta all'ingresso del cimitero. Costruita nella prima metà del 400, ebbe funzioni di parrocchiale del borgo fino alla costruzione dell'attuale. L'interno è quasi completamente decorato da affreschi dei secoli XV e XVI. I più antichi, l'incoronazione della Vergine, gli evangelisti, il martirio di San Sebastiano e le tentazioni di Sant'Antonio si trovano nel presbiterio e sono del pittore chierese Guglielmetto Fantini, che affrescò la volta tra il 1440 e il 1450. La crocifissione sulla parete di fondo e le storie della Passione della parete destra sono opera di un maestro di formazione lombarda influenzato da artisti di area germanica. Sulla navata sinistra sono raffigurati Cristo con gli Apostoli e i Santi. Sulla controfacciata una Natività, dall'intensa carica emotiva, risalente al 1508, prima opera documentata del pittore Jacopino Longo. Un altro edificio religioso di rilievo è la parrocchiale di Santa Maria della Neve, costruita dal 1730 al 1739 su progetto dell'architetto Bernardo Antonio Vittone. L'altare maggiore, proveniente dall'eremo dei Camaldolesi, fu disegnato da Francesco Dell'Ala di Beinasco. La chiesa della Confraternita del Santissimo Nome di Gesù o dei Battus fu edificata su un iniziale progetto di primo 600 dell'architetto Luigi Molinari d'Andorno. Nel corso della prima metà del 700 fu poi ampliata e completata con l'elegante facciata, ultimata nel 1736 da Ludovico Perucchetti. In posizione elevata, quasi a ridosso della sommità della collina, sorgono i resti dell'eremo dei Camaldolesi, edificato dal duca Carlo Emanuele I nel 1601 in occasione del voto espresso per la liberazione di Torino dalla peste del 1559.